Buongiorno a tutti, benvenuti nel Palazzo Mia della Corte. Prego, entrate. Prego. Buongiorno. Sono la dama di corte degli amanti principe Carata. Conosco questo posto più di chiunque altro, un palazzo dalle mille bellezze, capace di ospitare dagli artisti più illustri ai poveri. Fin dal tempo della ventennia risaliva un profumo dei semi interrati, fine di inebriare ogni singola stanza. Mentre ad ottobre dalle macerie di pietra usciva un buonissimo olio che deliziava e degustava ogni singola pietanza cucinata proprio qui a pian terreno. L'ottavo principe Don Luigi Carafa amava molto questo suo posto. Difatti lui andava avanti indietro da Napoli, però preferiva sempre stare qua. Suo figlio Don Francesco Ruffo di Paolo Carafa e sua moglie decisero di stabilirsi qui. Ora vi presento la bellissima principessa. Lucrezia, dimmi, chi è che bussa alla mia porta? Illustre principessa, il popolo di Castel Lorenzo e non solo, che è qui per rendere i suoi omaggi. Benvenuti alla mia corte. Il mio nome è Giovanna Ruffo e il mio casato è dei principi Spinosa Bagnara. Molti di voi non mi conoscono, o forse avranno sentito il mio nome leggendo qualche libro di storia. Ma se prestate attenzione, vi racconterò tutto quello che accadde qui più di un secolo fa. E a parlare non sarò io, ma queste pietre, le pietre della mia magione. Ancora giovane, andai sposa a Francesco, nono principe del casato di Carafa, antica e nobile famiglia di origine campana che vantava tra gli avi anche un papa, Papa Paolo IV. Francesco, della nativa Calabria, mi portò in uno dei suoi castelli più belli, qui, a Castel San Lorenzo, dove cominciai la mia nuova vita sotto il titolo di Donna Giovanna Carafa. Trascorrevo